comes the sun. Here comes the sun, I say it's all right. Benvenuti ai Viaggi del Cuore, il programma che vi porta sulle orme dei grandi santi. Con me ci sono i ragazzi della comunità Nuovi Orizzonti. Oggi andremo a casa mia, a Padova. Visiteremo uno dei santuari più importanti d'Italia e conosceremo un personaggio che noi chiamiamo semplicemente il Santo. È Sant'Antonio di Padova. Attenzione, di Padova, ma non da Padova, perché lui è portoghese, è di Lisbona, ma ha scelto di vivere in questa città. E questa è la sua basilica. La Pontificia Basilica di Sant'Antonio è una delle più grandi chiese del mondo. È uno dei santuari cristiani più venerati, visitato ogni anno da oltre 6 milioni e mezzo di pellegrini. Si cominciò a costruirla appena un anno dopo la morte di Antonio, nel giugno del 1232. Già fin da subito, sulla sua tomba si erano verificati molti fatti miracolosi che attiravano a Padova devoti e pellegrini da tutta Italia e anche da fuori. Sorta per riceverli ed ospitarli, oltre che per custodire il corpo e le reliquie del santo, la basilica è però diventata immediatamente anche una grande opera d'arte. È composta da quattro stili. Quello che salta evidentemente agli occhi è lo stile molto massivo che deriva dallo stile romanico, che è poi aggraziato dallo stile gotico. Le cupole sono in stile bizantino, che si rifanno sicuramente alla Basilica di San Marco a Venezia e poi anche alla provenienza da Bisanzio. L'ultimo stile che è stato usato in questa basilica è stato lo stile arabo o arabesco, che è stato usato per ricostruire i campanili alla fine del XIV secolo, per alleggerirli e peraltro ingentilirli. L'architettura religiosa non è mai fine a se stessa, ma è finalizzata a facilitare l'esperienza spirituale di chi va poi ad abitare, ad usare queste chiese, a pregare dentro queste chiese. Sant'Antonio da Padova è un po' il santo dei record. Pensate ragazzi che solamente a un anno dalla sua morte si cominciarono i lavori di costruzione di questa meravigliosa basilica. E la canonizzazione più breve della storia è proprio la sua. Papa Gregorio IX lo proclamò santo a 11 mesi dalla sua morte, con 53 miracoli comprovati. 600 anni dopo, un altro papa, Pio XII, invece lo decretò dottore della Chiesa, un titolo che non è dato a tutti i santi, solo alcuni che si sono distinti per la dottrina, la sapienza, nella teologia, ma anche nella santità di vita. Ad esempio abbiamo Ambrogio, Sant'Agostino, San Tommaso d'Aquino, anche alcune donne come Santa Caterina da Siena, Santa Teresa di Lisieux, Santa Teresa d'Avila e Sant'Antonio di Padova. Andiamo a conoscere chi era questo santo veramente. Fernando de Buglioni nasce a Lisbona da una nobile famiglia portoghese nel 1195. Il padre desiderava tanto che il figlio, diciamo, diventasse cavaliere per poter poi avere un posto d'onore nella società del tempo. In realtà a 15 anni Antonio decide di ritirarsi per poter diventare monaco e sacerdote. A 24 anni diventa sacerdote nell'ordine dei canonici regolari di Sant'Agostino a Coimbra. Desidera però una vita religiosamente più severa e quando giungono in città i corpi di 5 frati francescani decapitati in Marocco, dove si erano recati a predicare per ordine di Francesco d'Assisi, chiede di entrare a far parte del loro ordine con il nome di Antonio. Signore mio, è questo che vuoi? Devo seguire il loro esempio. Devo espiare i miei peccati andando in Africa a predicare. Subito ottiene di andare anche lui missionario in Marocco, ma appena arrivato si ammala ed è costretto a tornare. Una tempesta scaglia la barca alla deriva e lui approda a Messina. Curato dai francescani della città, va con loro al capitolo generale di Assisi, il famoso capitolo delle stuoie, dove ha modo di ascoltare Francesco,
ma non di conoscerlo personalmente. Viene inviato dai superiori all'eremo di Monte Paolo, vicino a Forlì, dove serve proprio un sacerdote che dica messa per i 6 frati del piccolo convento. Allora proviamo a immaginarci questo frate che aveva una cultura vasta, poliedrica, no? Conosceva di botanica, di zoologia, oltre che di teologia e di sacra scrittura. Questo fraticello che è costretto a rimanere in un convento a servizio di una comunità di frati non sacerdoti, lui sacerdote, no, loro non erano sacerdoti, che andavano loro a predicare e lui rimaneva lì per celebrare la messa e per fare i servizi umili del convento. Dopo circa un anno e mezzo vissuto in contemplazione e penitenza, deve scendere con i confratelli in città per assistere all'ordinazione dei nuovi sacerdoti. In assenza del predicatore è costretto a prenderne il posto e parla con tale efficacia che lo stesso San Francesco ne viene informato e gli assegna il ruolo di predicatore e insegnante. Siamo qua ora per festeggiare dei giovani che abbracciano la croce di Cristo. E tutti rimasero estasiati dalle sue parole, perché erano parole che colpivano il cuore, ecco, non erano parole che colpivano la testa. E illuminavano la mente ma riscaldavano il cuore. Comincia quindi a percorrere Romagna e poi sale al nord per combattere l'eresia catara in Italia e quella albigese in Francia. Quando ritorna fonda a Bologna la prima scuola teologica francescana. Nominato provinciale dell'Italia settentrionale, si reca in tutti i conventi e ne apre di nuovi, visita le Clarisse e il Terzo Ordine e finalmente fissa la sua residenza a Padova. Gli usurai sono avidi. Sono insaziabili. Le loro ricchezze sono come spine, che pungono, che fanno sanguinare. E costoro come le bestie feroci divorano, rapinano. E quanto più hanno, tanto più vogliono. Qui lotta contro l'usura, ottiene una riforma umanitaria del durissimo codice della città e tiene testa al tiranno Ghibellino e Zelino da Romano, perché liberi i capi guelfi incarcerati. Non è una predicazione solo per gli uomini che vanno in chiesa, perché lui va per le piazze, va per le strade e anche urla le ingiustizie che venivano compiute a suo tempo. Intanto scrive la sua grande opera letteraria e teologica, I Sermoni per le feste dei Santi. Muore appena un anno dopo, stremato dalle fatiche per una malattia contratta in Africa in uno dei suoi viaggi missionari. Tra noi c'è una storia legata a Sant'Antonio, è un po' quella di Stella se non sbaglio. Qual è il tuo legame con Antonio di Padova? Allora, Sant'Antonio mi ha sempre accompagnato, e soprattutto durante il percorso comunitario, quindi prima di fare l'ingresso in comunità, una suora mi ha regalato questa immagine di Sant'Antonio che poi mi sono accorta che è stata proprio ricorrente anche quando sono andata a abitare a Roma, ero proprio vicino alla chiesa di Sant'Antonio. E tutt'oggi è una figura che mi accompagna, proprio mi sorveglia proprio come un angelo custode. Ma sì. Prima Stella chi era? Allora, prima Stella era una ragazza tanto ribelle e in cerca di attenzione, più che altro da mio padre. Durante la mia vita ho fatto anche tante scelte sbagliate, no? E un po' mi sono rifugiata in amicizie sbagliate e poi una figura che è stata tanto vicina a me è stata mia sorella. Diciamo che siamo state la forza l'una dell'altra perché a casa mia sono sempre scappata da casa perché c'era una situazione di grande conflitto tra i miei genitori, quindi vedevo scene, piatti che volavano, urla. Però oggi posso vedere veramente la mano di Dio, no? Che stava preparando per me una strada, che aveva un progetto più grande. E quando mia sorella ha detto sì a Dio, io nei suoi occhi, proprio perché Dio è fiducia, e nei suoi occhi ho visto proprio la luce. Ed ero felice per lei. Dopo un anno ho detto il mio sì anch'io
e ora posso contemplare le sue meraviglie. Grazie Stella per questa condivisione, per questa testimonianza. Un po' come Antonio, anche Antonio ha cercato Dio e ha fatto un lungo viaggio che stiamo percorrendo insieme a lui. Noi adesso però torniamo dentro la Basilica per vedere e proprio scoprire il suo interno. Fedele, entrando in Basilica, anzitutto fa un'esperienza particolare, cambia fonosfera, cambiano i suoni entrando in Basilica. Comincia a sentire anche le preghiere, si sente il silenzio, si sente anche il leggero trappestio. In qualche modo si cambia mondo, si cambia dimensione. E dentro questo spazio molto speciale, tutto quanto un percorso interno che porta da Sant'Antonio, porta alla Madonna, porta attraverso la Cappella delle Reliquie e i confessionali a celebrare l'Eucaristia, che è il momento culmine, il momento mistico che permette a ciascun fedele, a ciascun devoto di Sant'Antonio poi di incontrarsi con il Signore Gesù. L'attuale tomba del Santo è stata rifatta tutta quanta in marmo di Carrara, quindi un'opera straordinaria, anche questo un unicum nella storia dell'arte. Attorno a questa tomba ci sono tutti quanti i racconti dei miracoli di Sant'Antonio. Troviamo soprattutto tre filoni che vengono rappresentati attraverso questi miracoli, queste narrazioni in marmo. Il filone della difesa della famiglia. Sant'Antonio si interessa all'interno delle famiglie delle persone più deboli, le donne, i bambini. Sant'Antonio si interessa anche poi di proteggere le persone che vivono gli aspetti economici, gli aspetti finanziari. Sant'Antonio è stato uno dei più grandi predicatori, per esempio, contro l'usura. Ecco, tutti questi miracoli, queste appunto narrazioni in marmo, raccontano che cosa? Anche raccontano tante storie che accomunano la vita dei pellegrini. Qui le persone vengono qui soprattutto per essere ascoltate da Sant'Antonio, per essere accolte nelle loro fatiche, talvolta nei loro dolori, anche nelle loro sofferenze e ferite profonde, per essere anzitutto ascoltate e poi incoraggiate. Sant'Antonio in qualche modo si fa fratello, ascoltando, si fa fratello accompagnando, si fa fratello anche intercedendo. Sant'Antonio è pregato in tutto il mondo esattamente perché fa le grazie, fa i miracoli, li fa ancora oggi, sono testimoniati peraltro anche dalle tantissime fotografie, dai tantissimi ex voto di ringraziamento che vengono posti a fianco della sua tomba. Anche oggi abbiamo con noi il giornalista e scrittore Saverio Gaeta, al quale vorrei chiedere di parlarci della lingua incorrotta del santo, che è la reliquia più importante. Sì, Rosa è compatta, con questi due aggettivi. Padre Bonaventura da Bagnoregio, l'allora ministro generale dei Francescani, nel 1263 descrisse la lingua di Antonio. Erano già passati 32 anni dalla sua morte, esumarono i resti e questa lingua era ancora come viva. Questa è una cosa assolutamente straordinaria, perché tutto il resto del corpo era invece ridotto a cenere e ossa. Per cui, nel corso della storia, ogni volta che hanno riesumato i resti di Sant'Antonio, hanno controllato e, fino praticamente ai tempi nostri, si è visto che questa lingua continuava a essere quasi come viva. Ma ancor più nel 1981, un'ulteriore riesumazione ha permesso di trovare un'altra reliquia, l'ossoioide, che sarebbe quell'ossicino che sta nella gola, insieme ad alcune cartilagini, di tutto l'apparato fonico, cioè di quello che serve per parlare. È come se Dio avesse voluto veramente dirci: questo è stato un grande predicatore e io voglio che voi conserviate tutti quegli organi della parola che gli hanno permesso di essere l'annunciatore della parola di Dio. Dunque un sigillo dal cielo per questo grandissimo santo. E adesso noi continuiamo, perché continuano oggi le grazie, i miracoli, i prodigi che vengono attestati nella Basilica del Santo, e molti devoti sulle orme del santo decidono di seguire Gesù Cristo. Pesci del mare,
udite la parola di Dio vostro Signore. Egli vi ha dato l'acqua come casa, cibo per vivere, rifugio per proteggervi. Quando Dio vi creò... Il 13 giugno 1231, Sant'Antonio, trovandosi all'eremo di Campo San Piero e percependo ormai prossima la sua morte, chiede ai frati di essere ricondotto nell'amato conventino di Padova dedicato alla Madonna. Affaticato e debilitato, viene disteso su di un carro trainato da buoi e così percorre l'ultimo pellegrinaggio della sua vita, accompagnato dai frati e da tanta gente che accorre al passaggio del mesto corteo. In ricordo di quel giorno, da secoli i pellegrini e i devoti del santo ripercorrono il suo ultimo viaggio. Lo faccio perché, a detta di mia mamma, sono stato miracolato da Sant'Antonio. Avevo 2 anni e stavo giocando con i miei fratelli d'inverno nella stalla e mangiando delle noci praticamente mi sono andati dei pezzettini dentro il polmone. E la mamma, una notte che pioveva, praticamente è andata al santo e un frate si è avvicinato a lei, gli ha chiesto cosa, perché fosse così disperata. E la mamma gli ha raccontato un po' la storia. Il mattino dopo, prima di fare l'intervento, mi hanno fatto i raggi e praticamente hanno convocato poi mia mamma e gli hanno detto: guardi che suo figlio non ha più niente. Dopo aver ricevuto la benedizione e la credenziale dei frati di Campo San Piero, affrontano il cammino, 25 km circa, per giungere prima al Santuario dell'Arcella, sorto sul luogo della morte di Antonio, e infine alla meravigliosa basilica che ne custodisce il corpo. Sant'Antonio è un po' come dire casa, però una casa che conoscono tutti e quindi è anche un modo per sentirsi chiesa sotto il nome di un santo. Ho fatto questa marcia 8 volte perché ho ricevuto una grande grazia. Sono stata guarita da una grande malattia, setticemia e tumore. C'avevo un tumore, era in metastasi e ho fatto 8 ore e mezza di intervento. E grazie a Maria e Sant'Antonio ho ricevuto questa grande grazia, senza chemioterapia. Poi ho fatto l'effusione dello Spirito Santo e mi dedico agli ammalati. I'm thankful because 4 years ago we've been here, me and my friend, and I was praying for a boyfriend and he is with me today. Thank you, San Antonio. La notte a fare questo cammino, tutta questa gente che va, continua ad andare, continua e nessuno è stanco, anche se è stanco va. Vedendo i vecchi, gli anziani facendo questo cammino mi ha motivato molto anche a seguire questo cammino, quindi io proverò anche un'altra volta a farlo, cioè è un cammino che raccomando per tutti. È stato bello perché in questi tempi di fede morta abbiamo potuto vedere come tante persone si sono riunite nella preghiera. E speriamo che porti grazie e fede a chi non ce l'ha. C'è un senso.
Tra i tanti pellegrini che ogni anno vanno a Padova, ci sono alcuni giovani che partecipano alle iniziative vocazionali proposte dai frati conventuali nella Basilica e rimangono così affascinati dalla figura del santo che decidono di lasciare tutto per seguire Gesù diventando frati. Sono Fra Fabio, sono un frate francescano, ho fatto i primi voti nel 2008 e sono sacerdote da 2 anni. Ho frequentato a Padova l'università ed è stato lì, nei confessionali della Basilica del Santo, che ho conosciuto i frati francescani. Beh, da ragazzo mi piacevano i film di Indiana Jones, quindi mi piacevano le storie di avventura, esploratori, quindi alle elementari ti avrei risposto che volevo fare l'archeologo o qualcosa del genere. Alcune pagine del Vangelo mi toccavano nel cuore, in particolare Giovanni 15, quando Gesù promette ai suoi una gioia e una gioia piena. Ecco, sentivo che questo era il desiderio della mia vita, però non sapevo bene come realizzarla e la parola vocazione mi provocava e forse per questo mi faceva paura e la soffocavo un po'. È stato poi grazie ad alcune persone che ho incontrato che l'ho lasciata emergere. Ricordo una signora, nonostante avesse una malattia molto grave, quando andavo a trovarla mi dava una carica, mi dava la gioia. In queste persone vedevo che era possibile vivere il Vangelo e ne valeva la pena. Allora lì mi sono deciso che anch'io volevo vivere per Dio. La gioia che Gesù promette nel Vangelo, posso dire che l'ho trovata. La chiamerei pienezza, un senso alla mia vita, una vita che è ricca di senso. Come ogni domenica, adesso è il momento della Santa Messa qui a Rete 4. Ma noi torneremo subito dopo per approfondire i miracoli di Sant'Antonio e visitare altri luoghi di questa città, Padova, come la Cappella degli Scrovegni con gli affreschi di Giotto, e conoscere la storia di Massimiliano. Beh, io per tanti anni ho cercato la felicità nella mia realizzazione personale, no? Nel cercare quelle strade che il mondo mi indicava, che erano successo, lavoro, carriera, soldi.